mangiare o no un bel fiore di zucca ripieno con la mozzarella e l'alici? Quanto è buono, quanto è speciale. Però se è buono, se è fresco e se è fatto da noi. Allora, fiori di zucca ripieni con mozzarella e l'alici. Fiori, guardate che spettacolo, questi sì che sono fiori, non le rose, questi sì. Poi, alici, alici sott'olio, mozzarella bella asciutta, se no non viene, quindi con la mozzarella che non mangiate più perché non è più fresca, la utilizziamo. Poi, lievito di birra fresco e farina. Allora, iniziamo subito la pastella, la cosa più lunga, ma è una stupidaggine. Un paio di ore di lievitazione. Allora, ho il lievito, poi di tutte le dosi, acqua tiepida, mai superare i 30 gradi, così. Sciogliamo bene bene, così con le manine, piano piano, piano piano, piano piano. Oggi ci facciamo del male. Ma quanto è buono il fiore di zucca fritto? Mamma mia. Già sto scaldando l'olio di arachidi. Io utilizzo l'olio d'arachidi per friggere. L'olio di oliva extravergine quando proprio dobbiamo fare qualcosa che si deve sentire il gusto anche dell'olio d'oliva. Ecco, pronto. Adesso, piano piano, frustina. Vado così, verso. Deve essere bella fluida. Piano piano, vedete? Ancora ci manca un pochettino. La consistenza deve essere questa, guardate, vi faccio vedere. Così, piano piano, piano piano. Il sale non lo metto subito io. Vedete? Piano piano. Non ci devono essere grumi, mi raccomando. Un altro po'. Quasi, quasi lo stesso peso della farina. Poi dipende da farina a farina, guardate. Questa è la consistenza giusta, guardate, vedete? Molto fluida. Levo la frusta, copro, bella così, coccolata. E io per non rischiare, sapete che cosa faccio? La metto in forno, spento, si intende così. Quanto tempo? Almeno deve raddoppiare, quindi ci vogliono circa 2 ore. Intanto che facciamo? Pensiamo ai fiori di zucca, venite qua. Piano piano, con delicatezza. Ecco Mariuccio, ora il fiore di zucca lo diamo. Stacco il picciolo qui, il pistillo, scusate, eccolo qua. E poi incomincio a fare questo lavoretto di finitura. La mozzarellina, qua. La ricetta, bel pezzetto di ricetta. E poi io esagero, metto anche la foglia di basilica. Così, chiudo. E aspettiamo che lieviti la nostra pastella. Aggiungo adesso un po' di sale. Qua, così. Senza smontarla. Vedete com'è venuta? Vedete che spumosa che è? Così. Mamma mia, mamma mia. Vediamo un attimo l'olio a che punto sta. Un altro pochino, proprio un pochino, 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 pochino. Intanto che faccio? Guardate, mi preparo tutto quello che serve per friggere. Quindi, la carta assorbente. L'abbiamo preparata la birretta? Eccola qua. Adesso, piano piano, chiudo così. Mamma mia, che spettacolo. Signora mia, che spettacolo, vai, bagnati, bagnati, bagnati. Mamma mia, Mariuccio, ecco un attimo, arriviamo. Fammi fare il fiore di zucca e andiamo. La frittura, la signora frittura, tutto è buono quando si frigge. Mariu, un attimo, pure a te lo faccio assaggiare, dai. Vai. Vanno coccolati così. Allora, il segreto qual è? La pastella deve essere croccante. Bella, croccante. Ecco qua, guardate come si gonfia, guardate come si gonfiano. Però si vede il fiore, si vede il verde del fiore. Questo li fa impazzire, non vedi tutta quella roba, quella pagnotta di pane. La pagnotta di pane, la voglio, io voglio un po' un velo di pastella croccante con dentro sta mozzarella calda. È la ricetta meravigliosa. Ho chiuso bene il fiore prima di metterlo nella pastella, vedete? Perché le volte poi lascia la mozzarella d'acciugo, invece guardate. Spettacolare, mamma mia ragazzi, mi dispiace per voi, guarda, spettacolare,
Che voglia mi è venuta! Che voglia mi è venuta! Allora, concentrazione, però. Allora, tocco finale. Perché poi se me lo faccio strano non mi piace, no? Appena appena. Un po' di buccia di limone, provateci. Quindi l'opzione limone e basilico, eh? Oh, qua è bello. Si sente? Mamma mia, quanto bruciano da voi. Allora, facciamo un attimo così. Guarda qui che roba. Guarda qui che roba. No, mi brucio adesso, un attimo, un secondo. Un minuto, vi prego, vi supplico, un minuto per farlo raffreddare. Adesso sono un po' raffreddati. La bontà. Cose semplici, stagionali, costano poco, ma tanto tanto buone. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti.